Siamo a una nuova puntata del ciclo di catechesi, vizi e virtù. Oggi cominciamo un argomento veramente bello e certamente edificante, forse il più bello di tutti in questo ciclo di catechesi, perché è la virtù teologale della carità. E vedremo subito già questa sera perché non possiamo iniziare questa trattazione senza andare a goderci quanto di più bello sia stato mai scritto su questa virtù teologale che era scritto San Paolo, apostolo, nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, il famoso inno alla carità, ecco, gli ha seguito la diretta. Ho voluto, ecco, proprio mettere come canto introduttorio l'inno alla carità di Deborah Vezzani, che appunto non è altro che una musicalizzazione di questo testo di San Paolo così significativo. Sappiamo che la virtù della carità è la terza virtù teologale, quindi non è la prima, ma non soltanto che è la prima in senso di importanza, ma non solo tra le virtù teologali, ma tra tutte le virtù. Non esiste virtù più grande della carità perché questa virtù costituirà la vita che vivremo in paradiso. E bisogna, prima di iniziare l'inno alla carità, subito mettere una mano ben avanti, perché generalmente quando si parla della carità, si pensa che essa sia, o si confonda con l'elemosina, quindi faccio la carità se do un po' di soldi ai poveri, se c'è un mendicante che mi chiede l'elemosina e gli do un aiuto, se qualcuno di questi poveri fratellini o sorelline un po' meno fortunati, più piccoli di noi, che ne so, per strada durante un bell'ingorgo viene a chiederci di pulire il vetro, certamente lo faccio pulire, lo aiuto e via dicendo. Oppure si possono fare opere di grossa carità, che ne so, adottare un bambino a distanza, far celebrare delle messe per le anime dei defunti, quella è un'opera di straordinaria, squisita misericordia. Cioè, la carità non si identifica con l'elemosina né con le opere di misericordia corporale o spirituale, anche se evidentemente vedremo la misericordia è una componente della carità, così come l'elemosina è una componente della carità, ma sono componenti non primarie, secondarie. Perché, come Gesù spiega nel Vangelo e come abbiamo imparato, se l'abbiamo fatto bene a catechismo, quali sono i precetti, i due precetti della carità? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, giusto? E amerai il prossimo tuo come te stesso, questa è la domanda. È la risposta che Gesù diede allo scriba che interrogava Gesù, chiedendogli qual è il più grande comandamento della legge. E Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno solo. L'atto di carità che dovremmo, si spera, recitare tutte le mattine e tutte le sere nelle preghiere del mattino e della sera, dice così. Atto di carità, mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amore tuo, attenzione, per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Perdonare le offese è una delle opere di misericordia spirituale. Signore, che io ti ami sempre di più. Quindi attenzione che quando si. Perché ecco perché la carità è la virtù più grande, perché che cosa faremo in paradiso? In paradiso conosceremo perfettamente, più e meglio di come conosciamo adesso, l'amore di Dio e lo ameremo perfettamente. Sapete che c'è, perdonatemi questa parentesi profana applicata al soprannaturale, però
Ogni tanto a me viene da fare questa cosa, insomma, spero che il nostro Signore non se ne abbia male. C'è una canzone di Eros Ramazzotti che molti conoscono, che si chiama Amarti è l'immenso per me. Beh, io penso che dovremmo tutti quanti dedicarla al nostro Dio, insomma, cantargli la squarciagola. Amarti è l'immenso per me, perché certamente il soggetto più qualificato a cui cantare questa bellissima canzone è certamente nostro Signore, l'unico degno di tutto quanto il nostro amore. Amare Dio è la felicità e lo è già da questa vita, perché poi nella misura in cui si vive la carità, quindi si entra in questo contatto di amore con Dio, e poi chi lo vive sa di cosa si parla. Certo, stasera stiamo facendo un discorso introduttorio, ovviamente, come dice il grande esperto, uno dei grandi esperti della carità è San Giovanni Evangelista. San Giovanni Evangelista, se uno conta le ricorrenze del termine greco con cui si dice carità, che è agape, in latino è caritas, o del verbo corrispondente agapao, beh, ecco, io magari per la prossima volta posso preparare con i miei strumenti una ricerca dettagliata, sicuramente verranno fuori dei numeri impressionanti, ecco, tra il quarto Vangelo e le tre lettere di San Giovanni, perché in continuazione fa riferimento a questo vocabolario, e dice una cosa importantissima: noi amiamo sia Dio che il prossimo perché Egli ci ha amato per primo. Allora, facciamo subito una premessa fondamentale prima di leggere l'inno alla carità. Non si può vivere questa virtù se non ci si è messo in condizione di entrare in contatto, di conoscere, tra virgolette, anche se a me non piace molto questa espressione che oggi è utilizzata assai spesso molto a sproposito, però per capirci qualcosa dobbiamo un attimo usarla. Non possiamo amare Dio se non abbiamo in qualche modo fatto esperienza personale del suo amore. Questa esperienza personale certamente non va intesa come una, come dire, come una emotività sentimentale, no, ridotta a questo, no, perché l'esperienza dell'amore di Dio nasce dalla conoscenza, nasce dalla meditazione, dalla preghiera profonda, dallo stare davanti al Santissimo Sacramento, da tante cose. Però certamente la relazione di amore presuppone sempre una relazione, appunto, una reciprocità. Noi non possiamo amare uno sconosciuto, anche se in questo mondo, come diceva San Giovanni della Croce, chi si unisce a Dio si unisce fondamentalmente ad uno sconosciuto, però non proprio uno sconosciuto del tutto sconosciuto. Quindi Gesù ci ha lasciato degli importantissimi testamenti di amore, il cui atto più eloquente è la passione e la morte di croce, per cui per andare a imparare la scienza dell'amore e fino a che punto siamo stati amati, dobbiamo imparare a meditare a fondo la passione di Gesù. E per aiutarci, ecco, io raccomando sempre, anche per chi non lo conoscesse o per chi non, anche per chi non intendesse entrare in contatto con tutti gli scritti di questa serva di Dio, ma le 24 ore della passione di Gesù sono uno strumento magnifico per questo, perché non soltanto ci dettagliano bene su quella che è stata la passione di Gesù, anche su quei particolari, diciamo così, inediti, su cui i Vangeli si mantengono, come dire, generici, quindi non scendono molto in particolare, no? Ma le 24 ore della passione sono una possibilità di entrare appunto in relazione d'amore con ciò che Gesù ha fatto durante la sua passione per noi, quindi fare il pieno del suo amore e cominciare
a ricambiare in un contesto di preghiera, con parole e anche gesti interiori adeguati, tutto l'amore che lui ha avuto per noi. È già qualcosa. Sempre in relazione a questo obiettivo, dobbiamo sapere, penso che molti lo sappiano, che tantissime sante anime predilette, privilegiate da parte del Signore, hanno visto dei particolari della passione di Gesù, tantissime. Io ricordo, per esempio, fui molto edificato dalla passione di Gesù degli scritti. Allora era venerabile, adesso sicuramente è beata, se non addirittura santa, una bellissima anima portoghese che era Alexandrina Maria da Costa, veramente la passione di Gesù secondo Alexandrina Maria da Costa è veramente meravigliosa. Oppure gli scritti di Teresa Neumann ha visto dettagliatamente la passione di Gesù. Santa Margherita Maria Lacocque e Santa Veronica Giuliani, nei loro diari, nelle loro biografie, riportano diversi particolari della passione di Gesù. Maria Valtorta riporta tutta la passione di Gesù, la descrizione della passione di Gesù. Per chi la conosce, Suor Cecilia Bai, bellissima, io ci abbiamo fatto, mi ricordo, negli anni passati, delle veglie all'altare della Reposizione, ecco, nella parte dove arriva alla passione, veramente ci sono delle cose straordinarie, meravigliose. Attingere a tutte queste fonti per noi è importante. Certamente nei Vangeli ci sono i racconti della passione, sono anche abbastanza approfonditi, no? Però sappiamo che lo stile evangelico, cioè nella rivelazione, nostro Signore, come dire, si è attenuto rigorosamente, se mi si passa questa espressione, al suo codice comportamentale. Dio mi perdoni se mi esprimo in questo modo. Cioè, che cosa ha fatto Dio nella rivelazione? Dio nella rivelazione ci ha rivelato ciò che è necessario o quantomeno sommamente utile. Quindi non cioè, trattandosi di un fatto pubblico ed universale, ha voluto attenersi a questo criterio, che è il criterio ordinario con cui Dio opera. Oh, solo che poi per venire incontro alla nostra debolezza, che uno magari leggendo il racconto del Vangelo si fa un'idea, però che ne so, gli evangelisti dicono: allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Fine del discorso. Poi lo presenta al pretorio, ecce homo, e poi ma come è andata la flagellazione? Cosa è successo? Come pregava Gesù mentre veniva flagellato? Come reagiva? Fino a che punto è stato sottoposto a questa orribile tortura, no? Cioè, conoscere tutti quanti i dettagli, figlioli miei cari, quindi poi imparare anche a comprendere il nesso che c'è tra i peccati che io ho commesso e quello che Gesù ha sofferto, quindi perché la flagellazione, perché la coronazione di spine, perché la piaga sulle spalle della croce, perché i chiodi nelle vene nei piedi, cioè sono tutte quante cose che fanno nascere in noi, o meglio, alimentano in noi la virtù della carità che abbiamo ricevuto nel battesimo tutti, insieme alla fede e alla speranza, ma che come tutte quante le virtù ha bisogno di essere alimentato. Ora, la carità, oltre che ad alimentarsi, poi lo vedremo nei nostri atti personali di amore, soprattutto a Dio, si alimenta imparando a conoscere. Vedete che questo non è un semplice, come dire, processo sentimentale emotivo, no? Perché io per entrare in contatto con queste cose devo attingere alle fonti, devo leggere, devo fare un po' di letture spirituali, quindi devo fare un pochino di, non so, soltanto di letture spirituali, ma di meditazioni, ma di contemplazioni. Quindi guardare le scene, lasciare che queste scene entrino dentro di me, mi tocchino, mi plasmino, mi trasformino, mi feriscano anche. I grandi santi, grandi
versavano fiumi di lacrime dinanzi alle sofferenze che Gesù ha sofferto per noi. E una caratteristica particolare della carità che si vive quando si entra nella dimensione della preghiera profonda, è quella particolare manifestazione della carità che i maestri di spirito chiamano lo struggimento, cioè dinanzi alla presenza di Dio, che viene percepita a volte anche in maniera sensibile, ovviamente si tratta di sensibilità interiore, non è che il nostro Signore vi appare, però si sente il cuore acceso dall'amore di Dio, che da un lato prorompe in lacrime di gioia per la sua presenza vissuta nella fede, e dall'altro, in queste stesse lacrime, c'è il desiderio, cioè chi è che ha questa cosa oggi, di rompere al più presto possibile le barriere corporee per poter vivere in pienezza quell'amore con Dio che si vive soltanto in paradiso. Voi capite in questo orizzonte come una delle celebri frasi di Sant'Agostino, che io non amo molto citarla perché è inflazionata e essendo inflazionata è molto spesso travisata oppure ridotta ad una lettura sempliciotta, oltre che semplicistica, che non giova a nulla se non a fuorviare le coscienze, no? La grande frase ama e fa quel che vuoi. Cioè, quando la carità è vissuta veramente, cioè, e anzitutto nella sua prima dimensione, l'amore di Dio cambia tutto nella vita. Attenzione che nell'atto di carità si dice che noi amiamo il prossimo per amore di Dio, perché io posso amare anche, come dice Gesù nel Vangelo, il mio nemico, chi mi fa del male? Perché? Perché ho imparato, ho assimilato che l'amore che Gesù ha per ciascun'anima è come se esistesse solo quella, che è stata creata con un atto voluto e pensato, che quell'anima ha una caratteristica peculiare propria, che sta a cuore a Dio, che Dio vorrebbe averla con sé nel paradiso, che Gesù ha versato tutto il suo sangue per lei. Lo avrebbe fatto anche solo per lei. E quindi, siccome è preziosa agli occhi di colui che io amo, è preziosa anche agli occhi miei, ma fatto del male non fa niente. Pazienza. Sappiamo bene, no? Quando noi siamo innamorati di una persona, penso che, spero che sia successo a tutti, insomma, perché è una cosa bella. Allora, se la mia amorosa ama qualcosa o qualcuno, io sono immediatamente portato ad amare qualcuno o qualcosa che la mia amorosa ama. E così, se la mia amorosa ha qualche avversione verso qualcosa o qualcuno, cioè se io sono innamorato di lei, quasi automaticamente condividerò questo sentimento di avversione nei suoi confronti. Capiamo, no? Così l'amore di Dio, la carità, quando è vissuta, ci rende in qualche modo simili a Dio. Quindi è vero che San Giovanni dirà: non puoi amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi. Ma è anche vero che il contrario, nel senso che se una persona non ama il prossimo, vuol dire che l'amore di Dio non è in lui. San Giacomo Apostolo dirà nelle sue lettere, dice: se voi avete una persona che sta in bisogno di chiudere le porte del cuore, ma come dimora in voi l'amore di Dio? È possibile. Ecco, allora tutte quante queste premesse introduttorie sono importantissime per capire di cosa stiamo parlando. Ed ecco perché questa è la virtù più grande, ed ecco perché San Paolo, al termine dell'inno alla carità, dirà: queste sono le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte il più grande è la carità. Sappiamo, quando andremo in paradiso, la fede e la speranza non ci saranno più, perché le verità di fede non avranno più bisogno di essere credute, ma saranno conosciute, anzi, conosciute in tutta la loro perfezione. Non c'è più bisogno, cioè diventeranno, adesso è meritorio crederle perché sono
Tutto sono meno che evidenti, anzi sono del tutto inevidenti, e spesse volte sembra il contrario la realtà rispetto a quello che la fede ci dice. La speranza, l'abbiamo visto quando abbiamo trattato questa bellissima virtù, è la virtù che ci fa tendere verso il bene ultimo soprattutto, che è il paradiso. E una volta che uno ci è arrivato, la speranza non serve più, ormai alla speranza subentra il possesso, subentra la fruizione. Ma la carità qui comincia. E lì continua e si compie in maniera perfettissima. Ecco perché è una virtù che non finirà mai. Si compirà perfettamente in paradiso. Cioè, in paradiso che ci facciamo, per esempio, con la temperanza? Non serve più, non serve la temperanza in paradiso. Qui è importantissima, ma in paradiso non servirà più. In paradiso a che serve la virtù della penitenza? In paradiso penitenza non si fa più, non si fanno i digiuni, non si praticano le austerità dei grandi santi, d'accordo? Non si fanno le rinunce, non c'è più niente, non c'è. Queste sono cose che appartengono a questa terra. Ecco. Bene, amici, scusate come dire, la lunghezza di tutte quante queste premesse, però. Era assolutamente importante sgombrare il campo e cominciare a introdurci, ecco, da alcuni equivoci per capire di che cosa stiamo parlando. Adesso ci andiamo a leggere, in italiano ovviamente, nella prima lettura, l'Inno alla Carità e poi cominciamo a commentarlo. È doveroso dire che chi volesse farsi un grande regalo, ma proprio un grande regalo, perché è uno dei best-seller classici della spiritualità, e certamente nella top 10 dei libri più belli che abbia letto in vita mia è La pratica di amare Gesù Cristo di Sant'Alfonso Maria de Liguori, grandissimo Sant'Alfonso Maria de Liguori, proprio un gigante, un maestro straordinario di spirito, che ha scritto questo libro. Semplicemente questo libro è una esegesi spirituale dei 12 attributi della carità che adesso vedremo, che sono appunto contenuti nell'inno alla carità di San Paolo. Lo prende uno per uno: caritas patiens est, caritas non agit puerperas, eccetera, 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 e ogni capitolo è una analisi, una disamina dettagliata di quel particolare attributo della carità, evidentemente molto fatta molto meglio di quella che abbozzerò io adesso brevemente, in maniera molto molto più estesa. Quindi consiglio vivissimamente a chi volesse farsi questo regalo di leggere La pratica di amare Gesù Cristo di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Io invito ecco, la lettura delle opere classiche, diciamo così, della spiritualità cristiana, dei grandi autori, ovviamente nei limiti del possibile, disponibilità di tempo, è sempre caldamente raccomandata. Noi oggi perdiamo un sacco di tempo appresso a tante cose nella nostra, figuriamoci, no? Noi siamo in una società dove siamo ipersollecitati, cioè la gestione del tempo è un problema non indifferente perché abbiamo una quantità di possibilità di cose da fare, di informazioni spaventosa. Ecco, però, se posso dire, un grosso problema che oggi ci tiene lontani dalla fede è la scatola nera del diavolo. Quella più sta spenta e meglio è. Perché tutta quanta salute mentale, salute del cuore e soprattutto tanto tempo in più a disposizione da impiegare per cose maggiormente utili e edificanti che non stare a perdere tempo e anche a volte a perdere l'anima dinanzi alle sciocchezze, alle scempiaggini a volte e alla spazzatura, al trash proposto dalla scatolaccia del diavolo. Quindi mi raccomando, questo non vuol dire che non si possa, attenzione, vedere qualche bel documentario, qualche bel film, magari per distendersi, ovviamente facendo attenzione ai criteri di
selezione, che sono doverosi per noi da osservare. Però ricordiamo sempre che la giornata c'ha 24 ore e la vita terrena c'ha un termine. Quindi farsi qualche bel regalo edificante, quindi di cose che ti restano e che ti lasceranno il segno nell'anima, è certamente, a mio avviso, e se mi posso permettere un suggerimento, tempo meglio speso. Bene, andiamo finalmente a leggerci e a goderci questo testo. Che leggerò nella traduzione del 2008, come doveroso, della CEI del 2008, però poi andremo a vedere anche qualche passaggio durante il commento, sia della traduzione del 74, sia soprattutto, principalmente, il testo di riferimento greco, e anche, come sempre, la Vulgata di San Girolamo, che in alcuni passaggi veramente ha una marcia in più. San Girolamo era un pozzo di scienza. Io personalmente tengo sempre molto presente anche il testo della Vulgata quando devo appunto studiare, brutto, approfondire un testo biblico, preparare un intervento, un'omelia, perché quando poi si va a vedere il testo originale, quindi le traduzioni, io adesso un prete cattolico, ha come riferimento la traduzione della CEI del 74 e quella del 2008, no? Però c'è la traduzione ufficiale, diciamo così, della Chiesa, stata al Concilio di Trento, che è la Vulgata. È vero che la Vulgata in alcuni passaggi, specie vetero-testamentari, interpreta un po', però è anche vero che molte volte ha un rigore molto molto fedele al testo originale, per cui la variante latina aiuta a comprendere bene, perché comprendere bene il senso di un testo richiede una traduzione il più possibile fedele. E sappiamo bene, cioè chi conosce queste lingue lo sa, che purtroppo l'italiano non si presta tanto per alcune caratteristiche intrinseche, insomma, di questa lingua, a rendere alcune cose che sono proprie per quanto riguarda l'Antico Testamento del testo ebraico, per quanto riguarda il Nuovo dei testi greci. Allora, siamo nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. E si comincia generalmente la lettura dell'ultimo versetto del capitolo 12 perché introduce l'inno alla carità, no? Quindi dal 12:31. Desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cembalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri, avessi tutta la conoscenza e possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno. Il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza no, scusate, infatti in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, divenuto uomo ho eliminato ciò che è da bambino.
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio, allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Ecco, questo è il testo, ripeto, a mio avviso uno dei più grandi capolavori del Nuovo Testamento. Adesso ci torniamo e andiamo a vedere passaggio per passaggio. Desiderate i carismi più grandi e allora vi mostro la via più sublime. Il termine greco è zelute. Noi in italiano abbiamo lo zelo, quindi desiderate intensamente, va bene, no? Il testo latino c'ha emulamini dal verbo emulor, quindi indica, come dire, un qualche cosa su cui convergono le nostre energie, proprio ciò che desideriamo dal profondo del cuore. I carismi più grandi cosa sono? Sono i doni che Dio vuole farci. E qual è il dono dei doni? La cosa più bella, ecco, io vi mostro una via più sublime, no? La Vulgata presenta Excellentiorem, ecco, il greco è Iuperbolen Odon, ecco. Iuperbole significa supereminente, sopraeminente, come dire, che va oltre. Quindi tutti i doni più grandi che Dio ci può fare sono niente in confronto all'amore suo. Sant'Agostino scrisse a proposito, ecco che insomma lui ha scritto ama e fa quel che vuoi, ma l'ha scritto a ragion veduta. Ma sapete che Sant'Agostino si è convertito a 33 anni e ha vissuto come un pagano, c'aveva un figlio, quindi vivere come un pagano e avere un figlio, proprio che oggi non è tanto difficile, capire come vivono i pagani, perché tanto oggi vivono tutti come pagani, anche i battezzati, quindi oggi non è tanto difficile rendersi conto, no? Però tra le cose che aveva ben conosciuto erano anche i piaceri venerei. Mi si perdoni, insomma, se sono così, è chiaro, ma lo è lui stesso. E lui disse, scrisse, non mi ricordo se nelle Confessioni o in un'altra opera, ma mi ricordo proprio la sua espressione: i più grandi amplessi carnali che si possano vivere in questo mondo non sono nemmeno lontanamente paragonabili, ma nemmeno lontanamente a un solo minuto di amore di Dio. Ecco perché in paradiso, questo ce l'ha detto Gesù nel Vangelo, non si prende moglie, non si prende marito, cioè ci ha annunciato che i piaceri venerei in paradiso non ci saranno. Ma uno dice: ma come? In paradiso, e questo è vero, in paradiso c'è la pienezza della felicità e di ogni godimento. Che cosa significa? Significa che quello che noi, che molti esseri umani reputano il massimo godimento possibile, cioè quando uno pensa al godimento, generalmente a che pensa? A quello, perché in questo mondo, questo lo scrive anche San Tommaso, quella è la forma di godimento più intensa e più violenta, anche se breve, se di breve durata. Ma in paradiso non ci sta, e te lo spiega già Sant'Agostino perché non è paragonabile, cioè quando tu c'hai di molto meglio. Quello che ti sembra essere chissà che cosa, perché non conosci nient'altro, perde completamente di importanza. Ecco, questa è una premessa, no? Poi dice:
aspirate ai carismi più grandi e io ti mostro una via più grande di tutti. Quali sono i carismi? Ecco, ce ne sono alcune che per noi sono un pochino misteriosi, no? Sappiamo che nella primitiva comunità cristiana San Paolo li elenca altrove. C'erano tanto una serie di doni straordinari, ma che pare che fossero abbastanza diffusi e che certamente magari potevano formare l'oggetto del desiderio da parte di qualcuno, no? Per esempio, il primo, il dono delle lingue, il parlare in lingua. E quindi se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli. Sapete che significa parlare le lingue, no? Cioè, chi parla in lingue si esprime in virtù dello Spirito Santo, in lingue non conosciute, senza averle studiate. Le lingue degli angeli, qui io sono ignorante, cosa saranno? Mistero. Sicuramente una cosa bella, una cosa grande, meravigliosa. Però, avessi questa cosa ma non avessi la carità, ecco, sono come un bronzo calcos, in latino è es, che risuona, quindi che rimbomba, no? O un cembalo che tintinna. Voi pensate, le campane sono di bronzo, no? Ecco, pensate se una campana, anziché fare quel bel suono terzo, limpido che fa, adesso un suono brutto, insomma, un suono, un suono cupo, non saprei come definirlo, no? O un cembalo che anziché sprigionare quella musicalità tipica, insomma, no? Dei cembali, tintinnasse, quindi facesse un rumoraccio come se i piattini di metallo che lo fanno suonare fossero malmessi, fossero intervallati da qualche sostanza che in qualche modo ostacola l'attrito tra i metalli e quindi fa venire fuori un suono storpiato, no? Altro grande carisma, il dono della profezia. Pare che fosse molto diffuso nella comunità primitiva. Quindi, conoscere in anticipo il futuro, qui la profezia in senso stretto, e ancora conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza. Quindi, i grandi doni, sapete che San Tommaso d'Aquino confessava candidamente, dice: io non ho mai letto un testo, per quanto difficile fosse, che non ho capito tutto alla prima lettura. Chi è capace alzi la mano, insomma, no? Io ho letto tanti testi perché, vita mia, il Signore ha voluto che la mia povera capoccetta fosse sollecitata non poco. Ma io mi sono spaccato la testa su alcuni testi, nel senso che confesso candidamente, alla prima lettura non capivo proprio niente, non capivo. C'era la seconda, poi la terza, poi la quarta. A volte avevo l'umiltà, ricordo quando facevo l'università, di prendere il vocabolario perché non capivo un termine, di che cos'è sta cosa. Tutti i misteri avessi tutta la conoscenza, la scienza, no? Il dono della scienza, quindi qui si parla di scienza infusa, quindi non, cioè quindi non la fatica che noi dobbiamo fare per acquisire le competenze, studiare, no, la scienza infusa. E poi c'è un eco del Vangelo, no? Dice: se aveste fede quanto un granello di senapa, dice Gesù, potreste dire a questo monte: spostati da qui e gettati nel mare, vi obbedirebbe. Se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, la fede di quel genere è una cosa grossa, ma non avessi la carità, Uthen eimi, nihil sum in latino, sarei nulla. Ancora, e se distribuissi
in cibo dei poveri, letteralmente, no? Quindi tutti i miei averi, se distribuisci tutti i miei averi, no? Anche qui c'è un eco del Vangelo. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, disse Gesù al giovane ricco, avrai un tesoro in cielo, no? Quindi facessi questo. E se consegnassi il mio corpo per essere bruciato? Qui non so. Qui certamente la traduzione nuova dice per averne vanto, ma 74 per essere bruciato, e la Vulgata è ardeam, quindi ardere. È vero che il verbo cau cau mai significa principalmente vantarsi, gloriarsi, però non sempre le traduzioni ultraletterali sono le migliori, no? Quindi. Ma non avessi la. Qual è il senso? Se dessi il mio corpo per essere bruciato, cioè no, non per essere bruciato così, no? Quindi per essere bruciato nel martirio, ma non avessi la carità, quindi anche un gesto co così estremo che però non fosse animato principalmente, cioè. Probabilmente il verbo cau cau mai, quindi la sfumatura del vanto e della gloria. Se io facessi questa cosa, è chiaro che i martiri di per sé sono l'espressione più sublime della carità, no? Ma potrebbe darsi che ci sia, come dire, una sorta possibile in teoria, no? Di gesto eroico di questo genere fatto non in quanto mosso dalla carità, ma appunto in quanto mosso dalla superbia, quindi dal desiderio di gloria. No. Perché anche le cose più grandi, questo era l'insegnamento costante dei maestri di spirito, mosse non dalla carità, ma dal desiderio di gloria, agli occhi di Dio non hanno un gran valore, anzi, non ne hanno nessuno. Dice il testo. Uden ofelumai, non ci guadagnerei nulla, non mi gioverebbe a nulla, non me ne verrebbe nulla di buono. Ecco, dopo queste premesse, che fanno quindi da apripista, viene a parlare della carità. E la prima cosa che dice: caritas patiens est e agape macro thumei. Anche qui c'è scritto, la nuova traduzione dice è magnanima, ma macro thumei, da macro thumeo, ma macros thumos, sì, è vero che macros thumos significa di per sé grande animo, no? Però grande animo nel senso di grande capacità di soffrire. Ecco, diciamo proprio perché la pazienza è grande capacità di soffrire. Soffrire perché e per chi? Attenzione, questo è il primo attributo della carità. Cosa diciamo noi? Qual è la dimostrazione dell'amore? Una persona ama quando è capace di soffrire per colui che ama. Qual è, abbiamo detto in premessa, la dimostrazione più grande, il testamento più grande dell'amore di Gesù per noi? È stata la sua passione. Quanto è stato capace di soffrire Gesù per te e per me? Poco o tanto? Non solo tanto, ma più di quello che ha sofferto non avrebbe potuto soffrire. Quindi, se tu ami il Signore, se tu se comincia a starci la carità in te, attenzione, questo ricordiamo sempre che la carità ha come punto di riferimento principale, dice, la carità è paziente, significa che devo essere paziente, quindi significa che devo sopportare pazientemente le persone moleste, che devo avere pazienza nelle prove della vita,
nelle tribolazioni, nelle persecuzioni, che devo avere pazienza con me stesso, sopportando i miei difetti. Queste sono tutte cose reali, c'è anche questo nel Caritas Patiens Est, ma vengono dopo. Cioè, la prima cosa qual è? La carità è paziente. Se tu hai la carità, cominci ad essere capace di soffrire per amore di Gesù e del Vangelo. Di soffrire per lui. Allora possiamo e dobbiamo chiederci, questa è una catechesi, quindi, cosa ho sofferto io fino ad oggi per Gesù, per lui, per amore suo, per essere fedele a lui, per non tradirlo, per non uscire dalla sua volontà. Cosa? Questa è la prima tribù. Se non hai sofferto niente, o non sei stato capace di soffrire niente, no? Perché i cristiani sono sereni? Arriva una malattia. Sei capace tu di dire: certo, Signore, mandala, mandala, mandala pure. Se arriverà, te la offrirò. Soffrirò per te, come tu hai sofferto per me. Hai mai volontariamente offerto sacrifici, penitenze, digiuni al Signore? Cose che arrecano sofferenza, ma Caritas patiens est, la prima cosa, e agape macros humei. La carità è paziente, diceva a mio avviso più opportunamente in questo la traduzione c'è del 74. Cosa abbiamo fatto? E attenzione, tu farai, cioè, a mio avviso, una delle tra le anime più penitenti di tutti c'è stata senza dubbio Santa Veronica Giuliani, se uno legge il diario di Santa Veronica Giuliani, ma Santa Veronica Giuliani da dove traeva la forza per soffrire così tanto per amore di Gesù? E guardate che nel diario, che è altissima teologia, a mio avviso, avviso di un povero prete, l'ultima ruota del carro della Chiesa Cattolica, ovviamente, sperando di essere almeno questo, a mio avviso Santa Veronica Giuliani dovrebbe essere fatta dottoressa della Chiesa per la sua dottrina sull'espiazione, sulla riparazione e proprio sul senso eminentemente cristiano dell'offrirsi volontariamente alla sofferenza per amore di Gesù. C'è delle pagine straordinarie. Quando parla del puro patire, quando parla appunto di questo, cioè di ciò che ordinariamente ogni essere umano fugge, ma un amante del Signore non solo non fugge, abbraccia con amore. Pensiamo alle scene che si vedono nei racconti di alcuni mistici, questo non c'è nel Vangelo, no? Quando Gesù stremato arriva davanti alla croce, che gli mettono la croce sulle spalle, 100 kg di croce sulle spalle, insomma, in quelle condizioni, l'abbraccia e la bacia. Nella Passione di Mel Gibson si vede questo particolare, no? E poi c'è l'acceleratore negativo e dice: brutto pazzo, ma che fai? Ma che baci la croce? Ma che sei scemo? Gesù che abbraccia e bacia la croce. Caritas patiens est. Secondo attributo. Non ce la faremo stasera, dobbiamo. Che punto stiamo? Fatemi un attimo dare un'occhiata ai tempi, perché quando si parla di queste cose, dovremmo fare una seconda appendice con l'inno alla carità. Andiamo a fare qualche un altro paio di attributi. Oh, poi la carità è benevola, nuova traduzione, benigna, l'antica, e l'antica era la traslitterazione della Vulgata, che traduce benigna est caritas. In greco è cresteuetai, cresteuetai, che viene da cresteuo, mai, con una variante di crao, mai, significa letteralmente essere buono, essere gentile,
essere educato, essere a modo. Attenzione, che questa è la prima cosa che dobbiamo fare, applicarlo nei confronti del Signore. Quindi, essere, ci abbiamo mai pensato, essere educati nei confronti del Signore, trattarlo bene, trattare bene il Signore. In quante occasioni abbiamo di trattare bene il Signore? Infinite. Quando preghiamo, per esempio, no? Sapete che Santa Teresa d'Avila diceva: è possibile che quando preghiamo noi parliamo con l'Altissimo, col Padre Eterno, e molte volte, cioè, ci rivolgiamo a Lui, che se ci rivolgessimo a un uomo in questo modo, ma s'offenderebbe, direbbe: oh, ma tu stai a parlare con me, cioè, ma stai attento a quello che mi dici, o stai a pensare a tutt'altre cose, tanto per dire una cosa, no? Pensiamo a come, per esempio, i santi pregavano. Pensiamo, cioè, i racconti che faceva Santa Bernadette della Madonna di Lourdes, no? Come pregava, l'ha vista pregare, il Padre Nostro, mentre diceva il Rosario, o semplicemente farsi il segno della croce, con quanta riverenza, con quanto amore. Come trattiamo Gesù nell'Eucaristia, per esempio, come lo riceviamo, esteriormente e interiormente, come lo trattiamo quando sta dentro di noi, come ci comportiamo davanti al Santissimo Sacramento, tanto per dire un'altra cosa, no? Benigna, in latino essere benigno, bene igni, vuol dire ardere nel bene, un'altra sfumatura, no? Ardenti nel bene, quindi desiderosi, c'è anche questo aspetto in questo attributo, no? Quindi desiderosi di fare tanto del bene per amore del Signore, dipendentemente, ecco, da questa. Questa operosità somma, siccome io ti amo tanto, desidero darti tanta gloria, quindi desidero fare qualunque cosa per te, desidero farti conoscere, desidero farti amare, desidero servirti, desidero spendermi in tutto ciò che a te è gradito. Ecco, caritas est benigna. Oh, e poi c'è. Non è invidiosa, ecco. In latino è non emulator, quindi significa proprio rivaleggiare, essere invidiosi, zeloia in greco, no? Per capire bene questa cosa qui, noi conosciamo qualcuno che è stato invidioso di Dio. Conoscete qualcuno? Io sì. È che proprio a causa di questo, insomma, che combina di guai. Avete capito di chi stiamo parlando, no? Il diavolo. Il diavolo ha fatto tutto il macello che ha fatto perché era invidioso. Allora, la carità si manifesta nel fatto che noi siamo felici, che Dio sia Dio e che noi siamo nulla. La prima caratteristica del non essere invidioso, non essere invidioso del prossimo. L'invidia nei confronti del prossimo è un movimento direttamente contrario alla carità, perché nei confronti del l'invidia vuole sempre il male dell'altro, perché viene concepito come una minaccia per sé il proprio bene. Quindi pensate, per esempio, una persona che bestemmia, che cosa sta facendo bestemmiando? Sta infangando nostro Signore. Quindi sicuramente chi bestemmia imita un pochino Lucifero, quindi tratta male Dio, non soltanto, come dire, desidera il male per lui, ma lo compie. Se dipendesse da lui, il bestemmiatore, se potesse fare del male a Dio, lo farebbe. Questo è proprio tipico di chi è invidioso, no? Allora, noi siamo felici che Dio sia Dio e che io sia il nulla. Questo vuol dire, cioè, metterlo al primo posto, vuol dire
sforzarsi in tutto e per tutto di conoscerlo sempre meglio, cercare sempre comunque quello che gli è gradito, cercare di farlo, stancarsi santamente in questo, procurare di dargli la massima gloria possibile. A me niente e a te tutto. Sapete, mi viene in mente, vorrei concludere con questo pensiero e ci fermiamo, così ne abbiamo fatti tre di attributi e gli altri nove li faremo la prossima volta, perché era evidente che era impossibile esaurire in una sola puntata tanta ricchezza, no? Sapete, una volta Gesù apparve a San Giovanni della Croce e gli disse: "Bravo Giovanni, tu nella vita mi stai servendo veramente bene, hai già fatto tantissimo per me. Voglio darti una ricompensa. Dimmi un po', che cosa vuoi?" Sapete che gli ha risposto San Giovanni della Croce? Vedete come viveva i primi tre attributi della carità, eh? Patire, carità spatiens est, ed essere disprezzato per causa tua. Quindi altro che l'invidia. No, no, no. Io voglio che il disprezzo cada tutto quanto su di me, basta che amino te. Basta che a te ti trattino bene. Poi che trattano male a me non c'è nessun problema. Bene, ci fermiamo qui, ecco, in questo viaggio meraviglioso, in questa magnifica virtù, da cui spero che tutti quanti ne usciremo, non lo so, trasformati in meglio, quantomeno desiderosi di immergerci nei vortici meravigliosi dell'amore di Dio. Ci diamo appuntamento, amici, se Dio vuole, alla prossima puntata. Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.